Ma state parlando voi? Ehi! È che tu canta? Io non ho capito neanche una parola. Non è giusto! Cosa non è che giusto? Che io non devo fare il pottino! Perché devo fare il pottino? Sai perché devo fare il pottino? No, 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 aspetta, sai perché? Sai perché? Devo fare il pottino? Perché tengo la gamba appesa, vedi? Guarda. Ah, è vero, sì, sì. Guarda, come parla. Dopo che mi balla la gamba. Sai perché mi balla la gamba? Pure a te. A me? No. A me ti. Guarda come balla. Dopo che mi balla la gamba. Perché tengo i tentini rotti. Che c'avete? I tentini del ginocchio. I tentini del ginocchio? I tentini ciociati. Tendini. I tentini ciociati. No, i tendini. Tendini. I tentini ciociati. Guardate a me. I tentini sono questi. Ah, tu li tieni qua, noi qua e teni voi. Mi hanno buttato sotto. Mi hanno buttato sotto e mi hanno rotto il ginocchio. Ah, vi hanno investito? No, mi hanno buttato sotto e se ne sono scappati, che li con nudo. E vi hanno investito? No, già stavo vestito, perché mi avevano vestito? Tu 30 anni fa! Eh? E tu 30 anni fa! 30 anni fa è successo? E 30 anni fa, io tengo 27 anni, 30 anni fa, io ma beh! Quanti anni ci avete? 27! Ve li portate malissimo! Di servizio! Ah, forse 7 anni fa, 7! 7, che cos'è? 7, 7! Io sento 7 e vedo 3! Ma tu guarda solo questa mano qua, guarda pure qua, 3, 4, 6. Che cosa? Oh Gesù! E perché ce l'avete 4 sotto al cappello? E tengo un cappello, ma... E come faccio a vedere? Allora... E mo so 4, se... Vabbè, ho capito, 7 anni fa! 7? Io facevo l'attore! L'attore? Al pappice della gallina, mi hanno rotto di nuovo. Al pappice della gallina? Che significa? A quel momento è proprio più combinato. All'apice della carriera. Sì. Al pappice della gallina, ora penso che avevi fatto i pappici. Purtroppo sono diventato pappagone di plexiglass e non mi hanno fatto più pubblicità. Pappagone? Di plexiglass. Di plexiglass? Sì, sì, sì. Non posso, perché... Che c'è un pappagone di plexiglass? Pappagone di plexiglass. Quando uno porta... L'handicap. Sì. Portatore di handicap. Sì. Pappagone di plexiglass pensava alla statuetta, che ne so che cos'è. E non mi hanno fatto più la città, mannaggia la miseria. Ma perché voi facevate l'attore prima? Ma facevo l'attore, ma una cosa importante, non è che facevo l'attore, facevo l'attore. Filo drammatico. Filo drammatico? Sì, sì. Ah, non eravate un attore professionista? Non mi pagavano. Ci mancava pure cuore e soldi a Cristo. Ma visto quello fa? Ma tu lo sai che ho fatto tutti i grandi vapitori del mondo, ho fatto anche il grande Eduardo De Filippo e Pettiti. Eduardo De Filippo? Troppi nomi avete messo. Quello hanno tre, no? No, sì, ma gli altri fratelli non hanno scritto. Io sono andato a bordo nel camerino tuo. Eduardo, Dino o Peppino, chi dei tre? Quello che è là, quello ho fatto una poesia sua, lo ho detto nel camerino. Poesia, Eduardo? Eduardo. E qual è questa poesia? Io volete tua pace. Ah, io volessi tua pace. Ma è famosa quella. È bella, la conosci? Sì, se la conosco. Io volete tua pace, ma la pace ti andiamo. Tu non mi hai detto andiamo, te lo metto a paccambare, te lo metto a navata, lo vedi nella prima vez, e la volta a pinatare, te andati, te la do. Bella. Cioè, queste sono fatte sentire pure il grande maestro. Chi è un grande maestro? Eduardo di Pepe. Ma io Eduardo era un tipo nervoso. Infatti, ci disse... La poesia, sì. C'è un'altra persona che erano rimaste così, però senza paura. Certo. Li fece uscire da tutti quanti, andate, lasciatemi solo con lui, com'è. Non volevi i testimoni, giustamente, Eduardo, mica di scema. Cacciaglia, venduto in casa, chiuretta la porta, chià. Ciao, ma poco quando esce giù a cadere. E mi abbracciò. Ti abbracciò? Con due dita, queste qua, ah. Camino te. Alla trachea. Ma come mi stringeva fuori? Immagina che tipo... Era invidioso! Certo, era invidioso di lui. Era invidioso! Gesù, e poi ho fatto il grande vapitore inglese. Una? Il grande vapitore inglese. Vapitore, no? Il grande vapitore. Autore? Che autore avete fatto? Will noi, she, she, famble, yes, shrek, kicks, una, due. Però la pizza ci mangiamo troppo, danno, saci, focazzone, è meglio. Ma venite giù, ce l'ho capito, chi è là sopra? Ma con chi stai parlando? Che ne so, avete detto a uno che è pizza? No, sto parlando con te! Sto dicendo il nome di quello, quello noi, sceci, fammi... Ma questo ma guardare là, se poi... non ho capito! Guarda il gabbiano della bocca, se... No, non ho capito, guarda il gabbiano! È sputatelo sto gabbiano, può essere che si capisce! Ma vuoi sputare il gabbiano? Labiale, che gabbiano? Il gabbiano della bocca, non capisci! Idiota!
Quella noi. Se, cin, va bre, dieci, re, chi, su, do, la, vi, cin, es, co. No, mi chiama? Come a me, e vieni tu, a quale vi? E non mi sei un uomo, un romanzo, un uomo. E non mi ricordi come finisce. William Shakespeare. No, te zitto. Come no? William Shakespeare. Ma chi è? Uè, oi là, ma c'è, sì, una breccia. Certo, bravo, uè. Ecco qua, ho capito chi è. Bravo. È lui. Ma voi vedete che dovevo passare io. Di questo grande papatore ho fatto prima Giulietta Alfa Romeo, che proprio... E poi ha fatto la lancia fulgida. Giulietta Alfa Romeo, guarda, quando muore Romeo. Ah. Giulietta si è venuto in da Candini. Sì. In da Candini. Si è venuto in niente buttesi e vino, può fare. Assettate vicino ai botti. Sì, sì, grazie. Oi, ma quando hai già passato a mezzo? Metto il letto, insomma, vanno ottavano tra loro. Che poi questa è di Verona, Giulietta. No, a Candini si va a Napoli. Si va a Napoli, hai pigliato l'accento, certo. Giulia, all'angolo con l'acqua. Qui c'è un porto, tanto. Tante calmamore, oi, ma chi si sono accorti? Chi lì c'è? Insomma, parlavano. Era una bella gente. A un certo momento arrivava una telefonata. Che non c'era il telefono. Ah, proprio cellulare, manco il telefono. Giulia, cur sono morta. Ah. È come se l'avessi scritto l'SMS che era morto. Se c'è le ultime lettere con sangue vicino. Sì, è certo. Come non, chi si è morto, vero? Perché per il gozzo. Come allora, si è morto? Come si è morto? Non rispondeva. Arriva mamma, ma c'è, come ti può rispondere? Chi l'ha morto? No, non c'è campo, come ti... E come c'era arrivato? C'era già... Cur, in senso mancano è morto. Fallo rintracciare, fru. Chiamava la polizia, dove ti davo il giorno, trova il numero. Ma che questa l'aveva se parete a Candino, o povero non me lo era morto proprio parete a Candino. Allora, vedi il cadavere di Romeo. Che teneva la bronchite prima di morire, che è il cadavere? Il cadavere. Il cadavere. Oh, ma voglio un bicchiere di vino, no, mamma mi fammi vivere. Però che schifo, sta l'acqua in, cioè, mi dici. Ci fanno poco vino in casa. Certo. E comincia a piangere, oi ma non ci siamo Romeo. Bellissimo. Rome, ma Rome, perché sei morto? Padre non ti mancava. Lisa, dai, l'annella, guardate. Se un frace d'avo vino per come andava. Ma immagino, voi dovete ringraziare che Shakespeare è morto. Tu che dici? Perciò non mi è venuto mai a aprire il teatro, ma io me l'aspettavo quando facevo il mio cammello di battaglia, modestamente. Te ne ho cammello perché io schifo pure i cavalli a questo. Quando facevo, signora mia, il mammoletto. Il mammoletto, che le capo è morto a mano. Voglio... Amleto! Non c'è per nessuno. Mammoletto, un figlio mammolo, pensava. Ma con mammoletti, quello con i tubi, sì, che tiene sempre i tubi. Sì, fa l'idraulico, i che tubi. Che dici, mettagli i capini, tagliate il mammoletto. Ma se poi vengono freddi, allora non deve tagliare. E si mettagli, mi metto il cappello, tagliatelo e mettiti il cappello. E ma poi se il cappello mi fa fastidio, e non do mettere il cappello. Mammoletto, mettilo, non do, mammoletto, ma tu che vai trovare. Sì, bellissimo. Ma perché non ti uccidi? Questo sarebbe il dubbio amletico, bellissima allora, rappresentazione. Lui rimane solo con la capa del morto in mano. Ah, col teschio. La capa è morta in mano. Povero mammoletto è da solo. Quattro amici. Ah, allora gli ultimi proprio. Lui solo. Me sembrava che era... Un moicano proprio. Vabbè, l'ultimo è bastato. Ma c'era tutta la storia del cinema. No, manca i cani. Manca i cani, non l'ultimo. Lui solo. Quattro amici. Allora sono cinque di loro. Chi sono? I sei quattro amici. Perché ho d'amici che fa? Il Tamigi, il fiume. Il fiume. Avete quattro amici, qua il Tamigi. Qua il Tamigi. E dite bene, fate quattro amici, pensavo che erano gli amici. Ettore! Nonno! Ettore! Questo essere o non essere sta facendo? Questo è il problema! Oh, che è meglio dormire, o è meglio morire, è nato! Che è meglio dormire che soffesse che voglio morire che la stata mamma che la cisa papà beve di qua o beve di là e fegato fritto e baccalà e nato non creatore e nato nere e la mamma che ha battuto e dice no e un putipù il putipù dove è uscito? Te ne va ammazza e scopi da capi morte, ma che tristezza, ma finita lo sai che lo faccio anche in lingua patria questo pezzo qua lingua madre? Padre si dice madre?
che il padre come parla? In lingua madre, anche quello. Okay. Voi parlate l'inglese? Annaggia, io sono bilingue. No, in inglese lo voglio sentire! Parto davvero, in inglese devo partire da quest'altro lato qua. E perché dall'altra parte? E in inglese vanno contro mano, ma avessi la mano sotto, andate avanti. Andiamo, forza, andate avanti. Tobia! Che è Tobia? No, no, non è Tobia! Ma chi è sto Tobia? In tanti anni non ho mai capito perché gli inglesi lo chiamano Tobia e noi in Italia lo chiamiamo Ettore. Ma me ne ha già scappato. Allora,